Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa 20ª puntata della serie su Transport Fever. Allora, siamo alla 20ª puntata, siamo a numero tondo, vediamo di concludere qualcosa di decente. Non ci divaghiamo in troppi discorsi, ma partiamo subito brutalmente a costruire. Allora, dove eravamo rimasti? Stavamo praticamente cercando di rifornire di tutto ciò che può servire alla nostra fabbrica di merci o beni, che non ricordo più, prodotto merci, produce merci, di tutto ciò che gli può servire. Quindi il carbone gliel' abbiamo portato, ci manca il ferro, la plastica gli arriva, abbiamo fatto tutto, manca ferro e legname. Quindi cominciamo dal ferro, materiale ferroso, quindi tutto ciò che è su questa linea qua, veicoli, quindi veicolo stradale, vai al deposito e vendi, perfetto, veicolo stradale, vai al deposito e vendi, veicolo stradale, deposito, vendi, veicolo stradale, deposito, vendi. Ok, allora tutti i nostri veicoli della linea ferro acciaieria sono li abbiamo mandati in vendita, così li togliamo di mezzo. Ora lasciamo che i nostri camion tornino tranquillamente in deposito e vadano venduti, mentre noi mentre aspettiamo facciamo appunto che costruire una nuova stazione, che ho già selezionato due binari che tanto bastano. Tipo di binario alta velocità no, perché tanto ci fermiamo qua, catenaria sì, niente camion, lunghezza 320 metri, ci siamo con 320 metri, eccolo qua, mettendolo così ce la facciamo al pelo a servire la fabbrica, perfetto, quindi qua ci siamo. Ora dobbiamo creare un binario che arriva fino a qua, quindi noi possiamo creare un binario totalmente a sé per non andare a rompere più di tanto le scatole, oppure ci allacciamo, no, creiamo un binario a sé, così non andiamo a rompere le scatole a nessuno. Quindi cominciamo intanto, dove siamo? Eccoci qua, da qua cominciamo a portarci, diciamo, in costeggiamo le città per ora. Quindi binari, prendiamo binari ad alta velocità, che va bene, utilizziamo il binario di sinistra, che non si sa mai che non debba arrivare con qualche altra linea. Allora così dovremmo andare bene, tanto non è che possiamo partire ai 300 all'ora dalla stazione, comunque 190 va già bene, ma siamo sul binario, si sembra che siamo sul binario, ok. Qui compaiono i soliti messaggini perché non stiamo ancora vendendo le merci, ma piano piano ce la faremo. Allora da qui una bella linea dritta, arriviamo fino a cerchiamo di costeggiare il più possibile la città, facciamo così, ok, lasciamoci dello spazio per passare qua con altre eventuali linee in futuro. Allora, per non rompere troppo le scatole, sarebbe bello passare sotto, utilizzare un terzo binario proprio per non disturbare nessuno e arrivare qua, e sarebbe una figata. Allora, torniamo indietro, dove siamo arrivati qua, andiamo avanti ancora un po', dritto così. Ora da qua faccio un pezzettino dritto, grazie, un pezzettino così, no, anche più corto, allora così, però andiamo giù, cerchiamo di avvicinarci, vediamo un attimo, potrebbe bastare, boh, speriamo, perché adesso da qua io provo ad andare ancora, andiamo oltre, l'edificio verrà rimosso, dobbiamo rimuovere l'edificio, ma possiamo anche rimuoverlo, tanto
Ma noi sinceramente che ci frega? Teniamo andare dritti così, rimuoviamo un edificio che non so neanche di che tipologia fa parte, residenziale. Va bene. No, porca miseria, pazienza. Però è vero anche che io posso fare il bravo. Da qui. Edificio. Mi sposto un pelino, faccio una leggera curva. Allora, fatemi vedere così. Ok, facciamo così, andiamo giù. Non si può andare giù? No, niente. No, vado dritto. Tac, giù. Niente. Devo per forza rimuovere l'edificio, però. Però anche se scendo, mannaggia la pupazza, comunque tu mi fai lo stesso attraversare la strada. Io voglio passare sotto. Allora, tu non mi hai capito che io voglio passare sotto. Da qua. Pezzo di binario così. Andiamo giù. Scendi. Basta, più di così non posso scendere. Ok, vediamo se adesso da qua. Oh. Un edificio verrà rimosso lo stesso. Vabbè, oh, ame. Che vuoi che ti dica? Rimuovere l'edificio. Adesso da qua. Così. Anche così, ecco. Non so capire quanto. Se mi posso alzare. Ok, più di così non mi posso alzare, ma non rompo le scatole a nessuno, faccio una leggera salita. Qua forse sono già sbucato fuori. Forse sì. Adesso da qua. Leggera curva. E qua mi vado a pescare al binario di destra. Che poi sinceramente a me serve venire sul binario qua, no? No, posso andare. Ah, ma per non. Sì, ok. Allora passo di qua, va bene. E poi da qua, con questo binario, mi collego direttamente a questo, se mi sono già collegato giusto. Sì. Ottimo, allora posso in teoria già portare il ferro senza disturbare nessuno, quindi facciamo un bel, costruiamo un bel deposito, la garage, facciamo così, binari, in teoria così facendo non mi serve neanche sdoppiare la linea per adesso, faccio avanti e indietro col mio treno senza neanche bisogno di sdoppiare la linea, perfetto. Allora compriamo un treno, acquista treni, allora locomotive elettriche, cosa abbiamo qua? Questa che fa 200 km orari, questa che fa 160, questa che fa 230. Questo costa 6, vabbè, chi se ne frega di quanto costa. Prendiamo questa a 200 km orari, dai, c'ha 8158 cavalli. Andiamo sulle carrozze merci, dobbiamo trasportare ferro. Allora, questo qua trasporta già 27 e trasporta ferro, questo trasporta 20 e ferro lo trasporta, questo il ferro non lo trasporta. Questo neanche, allora qua siamo sulle cisterne chiaramente, tipo qua sui container, questo no, questo neanche, questo trasporta ferro 18, no, allora alla fine conviene questo,
da 27, trasporta materiale ferroso, quindi ne compriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ottimo. E ora andiamo su assegna tutti quanti, che tanto c'è solo questo, a carbone acciaieria. E no, non è vero. Allora non assegnare a carbone acciaieria, ma andiamo sulla linea carbone acciaieria e togliamo questa stazione e aggiungiamo questa e dove sei? Cos'è acciaieria? Qua in teoria, no? Dovrebbe essere questa la linea. Allora aspettate che controlliamo di aver fatto tutto giusto, chiudiamo un po' di finestre. Sì, ok, il ferro serve qua, quindi torniamo al nostro trenino e dove sei? Qua tu vai a carbone acciaieria. In teoria siamo a posto, stiamo partendo. Ottimo, perfetto. Allora questo trenino lo controlliamo dopo. Per ora intanto vediamo un attimo com'è la locomotiva, che questa è diversa. Ma che bei cassoncini che ci sono. Ottimo, veramente ottimo. Ok, lasciamolo andare dove deve. Dopo lo vedremo sicuramente in azione. Intanto qua, chissà se la fabbrica si serve già della linea. No, non ancora, vabbè, aspettiamo. Intanto noi dobbiamo trasportare anche il legname. Allora, il legname, dunque vediamo un attimo di sistemare un po' le cose. Allora, qui dovremmo avere sulla linea legname veicoli. Porca miseria quanti veicoli che abbiamo. Ma non c'è un'opzione vendi tutti? Cioè devo fare forza così, sostituzione veicoli, bilancio dinamica. No, cioè devo aprire tutto per forza e dire, cioè veramente una rottura di pelota se ragazzi fare sempre così. Magari voi lo sapete come si fa. Allora, chiudiamo un po' di finestre. Ok. Vendi tutto. Perché non me lo vuoi? Va al deposito. Si dirige al deposito e il veicolo sarà venduto. Vabbè. Vendi. Ok, allora lasciamogli un po' di tempo per, appunto come abbiamo fatto prima, per tornare al deposito e basta. Poi di qua abbiamo un altro deposito di qua, sì, ma non garage, c'è solo deposito merci. Allora, vediamo di creare una linea in cerchio che praticamente da qua carico i tronchi, vengo qua, scarico i tronchi, carico gli assi, passo di qua, magari viene il passo di qua così, mi fermo alla stazione, no, anzi, mi fermo qua, scarico gli assi mentre torno a caricare i tronchi, quindi sarebbe una bella cosina. Quindi, dobbiamo innanzitutto creare le stazioni. Dunque, stazione merci. Vediamo un attimo, gira, ok, allora qua vengo a caricare i tronchi, anche perché ovviamente qua non me la fa più mettere, vero, no, perché mi vado a collisionare dappertutto. Vabbè, mettiamola qua, anche se mi giro un po' male, pazienza. Quindi la stazione qui c'è, serve adesso una stazione qua. Una stazione qua, porca vacca, come la facciamo?
Qua sarà un po' un problema. Nel senso che... Beh, è vero che io la posso anche fare terminale solo per questa fabbrica e vado via di tunnel sotto la montagna. Proviamo a farla così. La facciamo bella lunga. Tac, 220. No, 320. Allora, la strada da che parte è? Scusate, ma non ho preso la stazione. Ah, ecco, così, questo è terminale. Ok, così. Volessi costruirla così, si può anche fare. Ma in teoria dovrei avere anche la possibilità di costruirla un po' curvata. Contrario. Ok, se io la costruisco curvata così e poi va bene. Sì, perché? Sì, sì, perfetto. Costruiamola curvata così. In un punto dove me la fa costruire. Tac. A posto. Allora, adesso da qua... Ah, una cosa. Andiamo a creare... Vediamo se questa la posso... No, avete pazienza, Tac. Volevo ingrandirla. Aprica, posso farlo? Perfetto, ok. Allora, quanti binari ho fatto? Uno, ma tanto me ne serve uno per la legna, quindi me frega ben poco. Ok, perfetto, allora posso fare tutti i collegamenti. Allora, partiamo da qua. Tanto è uguale. Quindi prendiamo... no, anzi, da qua no, da qua, dove devo scaricare gli assi, quindi... Da qui ho ancora un binario libero dove non vado a rompere le scatole a nessuno e attraverso una curvetta, tanto poi 150 li possiamo fare. Adesso da qua praticamente posso andare dritto. Qual è il problema? Ora arriviamo fino a qua, che tanto dritto ci posso andare. Vediamo qual è il problema per la quale non mi fa... Ah, ecco, adesso mi fa andare. Perfetto, allora, fino a qua ci siamo. Adesso da qua posso fare una linea che passo in in galleria. Passo in galleria e vado dritto di là, quindi. Da qui costruiamo, facciamo... anche una linea bella larga. Ok, adesso da qua andiamo dritti in galleria. Direi qua così. Ottimo. Altri soldi per costruire non ci mancano. Ah, però c'è il problema. Vabbè, qui attraverseremo la strada, ragazzi, perché penso che... vediamo. Ok, così scendiamo, no, non mi fa, allora aspettate, riproviamo. Proviamo così da qua. Io voglio continuare a scendere. Perché viene complicato a farla. Adesso ho deciso che è impossibile costruire. Quando decide è veramente una roba impossibile sto gioco. Allora, facciamo binario normale, vediamo. Pezzettino e andiamo giù.
costruito. Da qua altro pezzettino, posso andare giù? Ok, sto andando giù. E niente, oh. Vabbè, senti, oh, buonanotte, senti, non mi fa, faremo un passaggio a livello e amen. Visto che tanto qua non mi è indispensabile. Buonanotte a tutti, facciamo un bel passaggio a livello. Dove mi devo attaccare? Qua. Ok, rallentiamo un po' qua, ma non importa. A questo punto da qua, devo venire a scaricare gli assi, quindi mi devo collegare a questo binario qua, giusto? Sì. Ora facciamo una mega galleria, così. Direi che va bene, dai. E da qua continuo il mio... Dove sei? Così. Ok, stiamo veramente costruendo comodi comodi. Così. Impossibile costruire. Così siamo a posto. Ok. Allora, non abbiamo bisogno di semafori in questo caso, perché è un unico treno che viaggia a fattacci suoi. C'è, ah no, c'è solo qua un problema. Eh sì, qui abbiamo un problema. Allora, via, via. No, mi serve solo questo pezzettino qua. Vabbè, lasciamolo. Cancello questo. Ok, cancello questo pezzettino vino qua. Ok, adesso da qua mi vado a creare il collegamento vero, quello che non va a dar fastidio a nessuno. Se rallentiamo un pelo per arrivare in stazione, poco importa. Ok, ora ci siamo. Ora possiamo già costruire la nostra linea. Quindi torniamo su la linea legname. Eccola qua, linea legname. Togliamo queste fermate qua e aggiungiamo, per iniziare, allora, carichiamo tronchi qua. Carichiamo tronchi. Poi da qua partiamo, facciamo il nostro giretto. Andiamo a scaricare qua. E poi da qua facciamo il nostro giretto, andiamo a scaricare gli assi qui alla fabbrica di merci, che dovrebbe essere questa. E ok, direi che ci siamo. Sì, sì, perfetto. Dobbiamo solo comprare un trenino che... no, qui c'è... Ah no, qua va in galleria, perfetto. Dobbiamo solo comprare un trenino da un deposito, quindi... creiamo un altro deposito. Sì, diciamo di metterci in questa direzione qua, però a questo punto il deposito lo mettiamo qua, se ce lo fa fare, se non ci fa poi diventare scemi. Binarietto. Ok, allora compriamo un trenino che deve trasportare legname, quindi locomotiva elettrica. Tu farai un bel giro, prendiamo questa che fa i 230. Ok, non c'è. Tu fai i 160, 200, buono per i 230, acquista. Merci, allora dobbiamo trasportare legname e assi. Questo trasporta solo assi. Questo
questo, vediamo un po'. Volevo vedere se con lo stesso carro, con lo stesso vagone, riuscivo a trasportare tutto quanto. Questo ovviamente no. No. Se no, no, questo trasporta tronchi e assi, ok. Quanto ne trasporti? 20. Tu ne trasporti 27 tronchi e assi, ok, è giudicato per questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, e assegniamo la linea a legname, siamo a posto, stiamo partendo, ottimo. La linea legname fa il giro giusto, corretto, benissimo, carica tronchi, va qua, fa gli assi, carica gli assi, viene qua, scarica in azienda. Ok, allora adesso abbiamo tutto quanto, quindi salviamo la partita. Sì. E ottimo. Ora andiamo a dare un'occhiatina al trenino, eccolo qua, questo è un settibecco track. Al momento non trasporta ferro perché secondo me al momento noi qui non c'è richiesta di merci praticamente, quindi va bene, è giusto che sia così. Non ci resta che creare un collegamento ora per andare da qua fino direttamente a Torino Torino e le altre stazioni. Ora guardiamo un attimo quanto ho registrato, direi che ci siamo anche quasi. Facciamo un piccolo stop, vediamo come siamo messi, al limite il collegamento mancante lo faccio dietro le quinte, così poi chiudiamo la puntata dove vi faccio vedere il tutto. Allora ragazzi, dopo un po' di casotti fatti ce l'ho fatta, insomma ho corretto un po' di cose, ho sistemato un po' di cose, comunque adesso vi spiego tutto. Allora, ho creato la mia linea per le merci, infatti vedete che adesso qui le merci cominciano ad essere prodotte. Ho creato la mia linea per le merci in modo tale da riuscire a collegarmi, diciamo, dalla fabbrica delle merci alla linea ad alta velocità. Allora qui ho dovuto fare un attimo di intrallazzi, praticamente io arrivo qua col treno con questa salita. No, anzi al contrario, arrivo qua, prendendo questo svincoletto mi aggancio alla linea ad alta velocità, vado fino a Torino Bologna, tornando indietro esco, faccio sto giretto qua e riprendo il mio binario e ritorno alla fabbrica di merci. Allora intanto qui abbiamo il primo treno da vedere, che è quello che va a carbone, praticamente va a ritirare carbone. Questo era fermo praticamente a Bari, non so per quale motivo, comunque l'ho rimesso in carreggiata, ora è ripartito e intanto ha 30 unità di carbone da trasportare. Poi abbiamo il nostro trenino che trasporta ferro, eccolo qua, quindi anche lui è a posto, inizia ad andare avanti e indietro con il trasporto di ferro dall'acciaieria dalla cava di ferro all'acciaieria. Poi che cosa abbiamo? L'unica cosa che devo verificare è se ho un treno che poi mi carica l'acciaio da qui al... Infatti con un po' d'acciaio c'è, devo vedere cosa ritrasporto via camion. L'acciaio lo sto trasportando via camion attualmente. Vediamo un attimo, fino a qua, beh sì, ci può stare il trasporto via camion dell'acciaio, forse devo comprare qualche camioncino in più, vediamo. Ferro, acciaieria, questa linea qua in teoria non serve a niente, acciaio, veicoli, ho un solo camion, quindi sì, io direi di incrementare i camion sull'acciaieria, quindi trasporto merci, devo trasportare acciaio, attrezzi. Questo mi trasporta 28 unità di acciaio, anche questo, no questo sì, anche questo 28 unità di acciaio, quindi 1, 2, 3, perfetto, e questi 3 qua li assegniamo tutti alla linea acciaio, questa, ottimo, perfetto. Quindi la linea acciaio dovrebbe essere quella che mi arriva praticamente qua.
Ottimo, quindi l'acciaio arriva qua e viene scaricato all'interno dell'azienda. Ottimo. Poi abbiamo il nostro trenino che trasporta tronchi, attualmente tronchi e assi, attualmente abbiamo assi di legno. Stiamo scaricando le assi, quindi adesso da qua noi andremo a caricare i tronchi. Vediamo un attimo se abbiamo dei tronchi da caricare. Sì, ce ne sono, quindi andiamo a dare un'occhiatina al carico dei tronchi. Intanto abbiamo un treno attualmente vuoto che va come si passa la pagina track, fammelo vedere. Il nostro trenino vuoto che va praticamente a, vedete che fa tutto lo svincolo che torna indietro, uno va a Torino mentre l'altro va direttamente a Bologna, che ci siamo anche, eccolo qua a Bologna. Stiamo scaricando delle merci. Ottimo, fantastico, quindi stiamo andando alla grande, ragazzi, tutto quanto finalmente funziona. Ora l'acciaio lo stiamo trasportando, teoricamente abbiamo solo dei problemi con l'impianto della plastica. Scriviamo un po' di cose, abbiamo solo dei problemini con l'impianto della plastica, che ce l'abbiamo qua, perché praticamente in teoria abbiamo bisogno di trasporto petrolio che sta arrivando un pochettino alla volta, quindi abbiamo bisogno di petrolio, abbiamo bisogno sicuramente di grano. Dov'è l'altra nave? Eccola qua, che sta tornando indietro a caricare grano. Ottimo, quindi adesso dobbiamo solo aspettare un po' le navi. Forse per velocizzare la cosa ci servirebbero due navi, due petroliere, due, però poi non vorrei che è troppo, è solo una questione di pazienza, aspettare che vadano avanti e indietro le navi e poi riparte tutto quanto il discorso. Ok, allora per questo video direi che è tutto, nel prossimo video cercheremo di partire con qualcos'altro, vediamo, per esempio qui possiamo produrre merci. Che cosa possiamo produrre? Ancora merci, basta. Ah no, forse credo che possiamo possiamo produrre dei macchinari, quindi mattoni, ecco, qualcos'altro possiamo fare. Tipo per i mattoni servono o le scorie o la pietra. Per produrre macchinari servono comunque assi, plastica, e poi ci dedicheremo a questo. Buon dai. Alla prossima, ragazzi, ci vediamo al 21esimo video su Transport Fever. Adesso un po' un casotto, mi rendo conto, nel senso che non si capisce bene, ma non si capisce bene le tratte che ho fatto praticamente da qui, che è Bari. Trasporto tutte le mie merci, vedete quante ne sto producendo, prendo tutta questa tratta nuova qua di ferrovia, mi aggancio all'alta velocità, vado fino a Torino e Bologna, poi torno indietro a caricare e via discorrendo. Tutto il resto che ho fatto serve appunto per alimentare questa aziendina qua. Teoricamente abbiamo tutte le linee servite, quindi anche qua in teoria dovremmo avere, prima o poi dovrebbero arrivare delle merci, a meno che non ho i camion adatti. Adesso comunque verifico anche questo. Per il resto, ragazzi, ci siamo, quindi ci vediamo al 21esimo video. Ciao ciao.